Ciao a tutti. Allora, voglio fare adesso questo pane con questa farina integrale setaccio biologica. Metterò anche un po' di zero del Molino Marino, sempre biologica. E guardate com'è bella, vedete, non si vedono quei pezzoni grandi di crusca. Vedete, questa è macinata tutta insieme al chicco. Allora, ho preparato tutto e metto subito in autolisi le due farine. Quindi mescolo così direttamente con il cucchiaio nella ciotola, versando una buona parte di acqua. E adesso è un po' di tempo che mi ha preso così ad impastare a mano, però uso anche la planetaria qualche volta, questa volta lavoro così. Allora lascio riposare un'ora, ho coperto con il telo e ho lasciato un'ora. Allora, adesso finirò di mettere l'acqua e ci metto però anche la pasta madre solida a pezzettini. In questo modo aggiungo ancora acqua. Credo che ne metterò ancora di acqua e poi vi metto la dose giusta all'inizio. Avevo preparato un'idratazione media, invece questa farina vedo che assorbe bene l'acqua, quindi ne metterò di più. Impasto così con il pugno. Io adesso qui ho accelerato, ma comunque impastate per benino. Ok. E aggiungo altri 20 grammi, così arrivo a 380 grammi di acqua su 550 di farina. Continuo un altro pochino, prima di mettere il sale, impasto bene per far amalgamare bene la pasta madre. Qui andava bene anche il ligoli, se usate il ligoli invece di 100 ne mettete 80 e magari mettete un 10 grammi di farina in più. Ok. Naturalmente se poi usate un altro tipo di farina, dicevo non questa marca, una semi-integrale, una zero, magari l'acqua può variare. Qui vedete ho messo il sale proprio alla fine dell'impasto e un altro goccino di acqua. E lo faccio assorbire, impasto ancora. Bene. Una volta impastato per benino, lo lascio, lo copro di nuovo con un telo e lo lascio minimo 30 minuti, ma anche di più, 40 minuti vanno bene. Lo fate rilassare. Allora, dopo il riposo lo riprendo, mi preparo una ciotola pulita, metto questa trasparente così mi seguo bene la lievitazione. L'ho oliata, mi trasferisco l'impasto dentro questa ciotola e qui farò un giretto di pieghe. Un giretto di pieghe, anche due se volete, fate riposare un attimo, fate un altro giro. In questo modo porto i lembi al centro, il solito modo insomma che già conoscete. Dopodiché l'impasto va lasciato, io sto facendo questo impasto di sera perché voglio fare il pane a pranzo. Quindi se poi invece volete infornare la sera, iniziate la mattina, questa è una vostra decisione. Quindi vedete, l'ho lasciato mezz'ora, faccio ancora un altro giretto e sono arrivata quasi alle 24 di sera, perché così in questo modo io lascio tutto questo impasto a temperatura ambiente. Questo perché siamo nel mese di gennaio, quindi la lievitazione, voi guardate sempre la data del video perché se è un video che ho fatto d'inverno, i tempi non possono essere uguali in agosto, no?
lo copro e lo lascio tutta la notte. Ed eccolo qua la mattina dopo, vedete, è lievitato bene, ma non più di tanto, vedete, malgrado l'ho lasciato a temperatura ambiente, poteva essere anche cresciuto un pochino di più, ma fa freddo, fa molto freddo, e non l'ho messo al caldo, l'ho lasciato in sala da pranzo, e quindi si è mantenuto bene, è cresciuto lentamente, è lievitato lentamente. Adesso voglio fare due filoncinetti, ma non farò le solite pieghe, vado diretta a fare la formatura di due sfilatini, filoncini, chiamateli come volete, e anche ad occhio, vedete uno più piccolo, uno più grande, vabbè, non importa. Quindi piego direttamente, così faccio delle pieghe e formo direttamente il filoncino, perché il pane integrale non mi piace, molto mollicoso, quindi quando lo faccio faccio sempre dei filoncini piccolini, in modo che viene la fettina piccola, carina, anche per imburrare per la colazione. Ecco qua, procedo con l'altro. Procedo allo stesso modo, presso a poco. Sì, questo è un pochino più grande, ma non importa. Ok. L'ho giusto un attimino, mi è venuto un po' cicciotto all'estremità. Va bene lo stesso, poi si aggiusta in lievitazione. Io questi adesso ci metto la semola, l'insemolo per benino, li metto dentro un telo, dentro un recipiente, un suolo, a meno che non avete i cestini identici. Io faccio così, ci metto un telo in modo che si sostengono a vicenda e questi andranno fatti lievitare, quindi fino all'ora di pranzo, 2 o 3 ore, dipende, vedete voi, dalla temperatura. Ok, quindi lo copro e lo metto dentro in un posto dove non ci sono correnti, che sono il forno spento. Se fa freddo accendiamo la lucetta, altrimenti lo lasciamo così, visto che mi serve per l'ora di pranzo, lo voglio cuocere, che so, verso le 10. Eccolo qua, vedete, sono ben lievitati, si sono gonfiati e io direi che è pronto, pronto da infornare. Il forno l'ho portato già a temperatura a 250 gradi. Li giro così sul braccio e li appoggio tutte e due sulla pala, che poi farò scivolare con la carta forno sulla teglia infuocata. Voi, se volete, usate pure la pietra refrattaria. Questo sì, è venuto un pochino non preciso quest'altro filone, però adesso lo aggiusto un pochino con le mani in questo modo e faccio partire lo spruzzo di vapore iniziale nel forno, metto ancora un po' di semola e poi vado ad infornare. Scusate, ci faccio anche qualche taglio così veloce perché sono molto morbide. Avete visto, l'impasto sembrava sostenuto, invece è morbido, molto morbido. Ok, vado. Vi ho messo le descrizioni per la cottura e vedete, sono quasi pronti. Quando è quasi cotto io tolgo la carta forno, la tiro, la sfilo. Adesso naturalmente li faccio raffreddare un po' prima di tagliarli. Allora, scusate, ho tagliato, vi faccio vedere qui il taglio. C'è un profumo incredibile. Ha un buon profumo questo pane con queste farine. E scusate, sposto perché qui c'è una luce, una brutta luce, ho la finestra fuori che vedete non fa vedere bene il pane, mi sposto sul tavolo. Infatti, eccolo qua, vedete qui le foto sono venute molto meglio. Dipende molto dalla luce quando facciamo le foto. Beh, che dire, non c'è proprio niente da dire, bellissimo, super bello, profumato. Pensate che mi è rimasto il profumo tutto il giorno dentro in cucina, in sala.
Bene amici, vi ringrazio della visione, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!